Ciao, mi chiamo Luca, sono una guida di mountain bike. Nel corso dell'ultimo anno ho deciso di stabilirmi nel periodo estivo a Favignana, la maggiore delle isole Egadi, per avviare il mio progetto. La mia idea nasce dal desiderio di accompagnarvi a scoprire e conoscere il territorio dell'arcipelago delle Egadi, composto da 5 isole, le tre maggiori, Favignana, Levanzo e Marettimo, che vivono per lo più di turismo nella stagione estiva, e altre due minori, Maraone, uno scoglio disabitato, e Formica, sede di un antico stabilimento di lavorazione del tonno, dove attualmente è insediata una comunità terapeutica per tossicodipendenti. Per arrivare alle Egadi si può decidere di atterrare agli aeroporti di Trapani o di Palermo e da lì, con un pullman o un taxi, si può comodamente raggiungere il porto di Trapani da cui partono gli aliscafi per le isole maggiori. Nonostante la zona delle Egadi sia famosa principalmente per la bellezza delle sue coste e del mare cristallino, in realtà ci sono tanti altri motivi per visitarne. Dal punto di vista storico, risulta essere un sito molto interessante grazie ad eccezionali ritrovamenti di reperti risalenti alle guerre puniche, tra cui rostri magnificamente conservati di navi romane e cartaginesi, che si possono vedere al museo sito nell'ex stabilimento di lavorazione del tonno di Favignana. È poi molto interessante proprio la visita guidata allo stabilimento per approfondire la storia della famiglia Florio, che nel corso del XIX secolo ha cambiato le sorti dell'economia delle isole grazie alle sue capacità imprenditoriali e all'invenzione della conservazione del tonno sott'olio, che su cui la scrittrice Stefania Auci ha scritto più di un libro. Nello stesso stabilimento, dal 2015, è possibile seguire una visita guidata gratuita del Centro di Recupero delle Tartarughe Marine della provincia di Trapani, un importante progetto di salvaguardia di questa specie a cui si affianca il desiderio di sensibilizzare turisti e scolaresche sull'argomento, sempre più attuale. Ma torniamo a noi. Favignana, nota anche come la farfalla delle Egadi per via della sua forma, è principalmente pianeggiante, ad eccezione del monte su cui sorge il forte di Santa Caterina, che la divide quasi esattamente in due parti. Il modo migliore per spostarsi sull'isola è con una bicicletta, e in paese sono presenti numerosi servizi di noleggio. È anche il posto ideale per praticare turismo sportivo, come ad esempio bellissime escursioni mountain bike adatte a tutti i livelli. L'isola ha un perimetro percorribile di circa 35 km, su strade asfaltate, ma anche sterrate, sentieri pietrosi ed abbastanza tecnici. Il monte è valicabile, ma non è assolutamente adatto a chi non ha ottime capacità di guida. Salendo sulla sterrata molto sconnessa che porta alla croce, si arriva ad un valico dove, per scendere sul versante occidentale, si trova davanti a due opzioni. Il cosiddetto canalazzo, altamente sconsigliato a causa delle pendenze del fondo sassoso, oppure il sentiero di periodo fascista, che si imbocca proseguendo dritti dal valico ma piuttosto esposto e consigliato a ciclisti esperti. Il giro dell'isola in bici si sviluppa su due percorsi, quelli che mi piace chiamare East e West Favignana Trail. Il primo permette di conoscere la parte più adatta al turismo di mare, per le sue famose scogliere, cale e spiagge, tra cui Cala Rossa, Cala Azzurra e Lido Burrone, è caratterizzata dalla costante presenza delle cave di calcarenite tipiche dell'isola, che rendono il paesaggio quasi surreale. Il secondo tour va alla scoperta della sua parte più selvaggia, caratterizzata da paesaggi molto differenti ma non meno affascinanti. Attraverso sterrate e sentieri tecnicamente più impegnativi, si percorrerà tutta la costa occidentale rivolta verso l'isola di Marettimo, fino a raggiungere i Faraglioni, la punta più settentrionale di Favignana. Bene ragazzi, spero di avervi trasmesso il mio amore per questo territorio e il desiderio di venire a scoprirlo insieme pedalando. E a questo punto non mi resta altro da dirvi che vi aspetto sull'isola. Ciao, a presto!